ragazzi e ben ritornati con noi sull'Otaku TV Italia. Io sono Alberto e oggi per la nostra rubrica unboxing ci troviamo qua da Robotron in Corso Francia 237 a Collegno per presentarvi un altro dei suoi fantastici articoli. Ma prima voglio mostrarvi, diciamo, il nostro ospite che penso che per il più, diciamo, avuzzi hanno già visto nel video, il nostro disegnatore ufficiale dell'Otaku TV Italia, nonché Marco Sarro. Ciao Marco! Ciao Arvi! Grazie di essere ospite qua di noi oggi per aiutarci a svolgere questo unboxing. Appena passato il Torino Comics, perciò ancora un pochettino storditi, diciamo. Sì, abbastanza, è stata un po' una settimana bella focosa. Marco è qua per due motivi: uno è per la sua gentilezza che ci aiuta a svolgere l'unboxing, e un altro è per ricordarvi il suo appuntamento molto importante di Disegno Mania. Esattamente, a breve gireremo la nuova puntata di Disegno Mania, per cui rimanete pure sul nostro canale perché arriveranno nuove novità, cose che vi piaceranno, nel quale il nostro Marco sarà protagonista. Perciò rimanete con noi, noi mandiamo solo in onda il breve stacco pubblicitario offerto dal nostro sponsor ufficiale Robotron. Eccoci qua, ritornati dopo il breve stacco pubblicitario offerto da Robotron, siete sempre in compagnia di Alberto e di Marco. Perciò, innanzitutto iniziamo chiedendo gentilmente a Marco se può girare un attimino questa confezione, nel mentre che voi lo osservate, molto ma molto bella, vi voglio dire giusto due cose. Innanzitutto questa statua è stata, diciamo, creata ovviamente sì dalla Kotobukiya e inaugura una nuova serie di statue, la Art FX più Avengers Now. E hanno scelto di partire con questa nuova serie dedicata a questa nuova appunto serie con la statua di Hulk. Beh, questa statua è in scala 1:10 ed è basata sul design di Adi Granov e raffigura il gigante in una fantastica posa dinamica, come possiamo vedere dalla confezione. Infatti, come potete vedere, ha i muscoli tesi e lo sguardo rabbioso. La statua, molto ma molto interessante, dispone di magneti che permettono di stare in piedi sulla base inclusa nella scatola. Questa è veramente un articolo che per gli appassionati e i fan dei supereroi della Marvel non potrà sicuramente mancare. Perciò Marco, che ne dici? Iniziamo ad aprire questa confezione per poter far vedere a tutti com'è? Indubbiamente, sì. Allora, innanzitutto voglio chiederti, com'è? Ti piace? Ma adesso vediamo com'è dentro. Intanto la scatola presenta molto bene, quindi sicuramente... A me questa scritta Marvel Now mi sa di pacco sorpresa, proprio quello bello, E vediamo subito. Andiamo ad aprire piano piano. Ah, qui però c'è dello scotch. Infatti, allora qua dobbiamo assolutamente, con molta calma, evitare di far danno, ma anche allo stesso tempo non voglio tirare via la confezione, il colore. Ok. Scusate ragazzi, ma questo è il bello della diretta, non l'avevamo notato prima, però era anche un po' sottinteso che ci fosse dello scotch, perciò adesso ci cimentiamo a toglierlo. Ecco qua, piano piano, che ce l'ho fatta anch'io, perfetto.
l'attesa aumenta il desiderio, ragazzi. Iniziamo a notare la prima cosa di questo, di questa scatola. Marco, prima impressione proprio, alla veloce. Prima impressione. La tiriamo fuori? La tiriamo fuori, dai, la tiriamo fuori. Vai, Marco. Ecco il nostro blister trasparente con tutte le parti. Mamma mia, Marco, che bello che è questo oggetto. Allora, innanzitutto, come possiamo vedere, adesso magari ve lo faccio vedere anche un po' più da vicino, possiamo notare la faccia, bravo, e il busto, le gambe, notare i magneti sotto i piedi e le piastre sul quale poterlo poi far rimanere, diciamo, in piedi. Perciò di per sé la confezione non ha un granché all'interno di contenuto, ma adesso noi, per evitare di stare a perdere a montare tutto, acceleriamo le cose e vi facciamo vedere direttamente questo fantastico Hulk della Cotobuchia assemblato. Ecco qua, ragazzi, il nostro Hulk assemblato. Abbiamo scelto di farlo un po' più con calma per evitare di fare anche danni, perché il prezzo comunque vada, anche se non eccessivo, è comunque un peccato buttare via degli articoli così. Innanzitutto, come volevamo far notare prima, facciamo notare l'espressione proprio del nostro gigante verde. È incredibile, è proprio realistica. Come possiamo vedere, chiediamo un attimino se riusciamo a fare uno zoom. Ragazzi, è impressionante. Guardate com'è realistica. E poi guardate anche i muscoli, come potete vedere le nervature. Cioè, è incredibile, è incredibile. Tu cosa ne pensi, Marco? Davvero ben fatto, davvero ben colorato, ben strutturato. Cioè, proprio ben fatto, anche se assemblato, bisogna dire che è una bella cosa. Perciò adesso volevamo fare una prova con il nostro Hulk. La prova dei magneti. Come vi abbiamo detto prima, ci sono dei magneti qua sotto che vanno sotto le piastre, appunto, della Marvel, posizionata all'interno della confezione. Però per evitare dubbi inutili abbiamo scelto di fare una prova molto semplice con 3 euro offerti dal nostro Marco Sarro, disegnatore, che approfittiamo a ringraziare. Beh, mettiamo 2 euro su una pedana e 1 euro sull'altra. Vediamo il nostro Marco che adesso posiziona il nostro Hulk sopra, e come potete vedere, zoomiamo anche, i piedi hanno calamitato le monete, perciò effettivamente sì, sono proprio calamite. E come potete vedere non cadono neanche. Sì, dopo un po' di insistenza, ma non penso che nessuno un oggetto così lo prendeva già così. Però il risultato con le pedane sotto, vi possiamo assicurare che è molto soddisfacente, però dovuta al eccessivo peso, a parere mio, esatto, delle pedane, non riesce a sorreggerlo in automatico, e se uno non le tiene finisce che cadono e si potrebbero rovinare. Perciò, detto questo, abbiamo visto il nostro Hulk un po' più da vicino, adesso mandiamo direttamente la, diciamo, la fotosegnaletica di questo gigante verde con le sue caratteristiche tecniche.
Eccoci qua, giunti al termine del nostro unboxing di oggi. Abbiamo parlato della statua dedicata a Hulk, della Kotobukiya, che ha, diciamo così, scelto di inaugurare questa nuova serie ArtFX più i Marvel, dedicando per l'appunto la prima statua al nostro personaggio Hulk. Sinceramente è molto ma molto bella come statua, il prezzo è anche modico, perciò anche gli appassionati della Marvel potranno, se vorranno, giudicarsene un pezzo. Perciò io passerei direttamente al domandone finale a Marco. Marco, come hai trovato questo oggetto? Ti è piaciuto? E poi la domanda più importante, tu ne acquisteresti uno? Io sì, perché come appassionato Marvel sicuramente questa è una riproduzione fedele di quello che è poi il comics, il fumetto. Quindi è un oggetto veramente, secondo me, pregiato. Per cui sì, ragazzi. Perciò, ragazzi, io proprio a questo mi collego invitando tutti quanti voi ad andare sul sito www.robotron.it per andare direttamente nel catalogo online e vedere sia la disponibilità, il prezzo e tutte le altre info per voi appassionati di questo fantastico mondo. Anche per oggi è tutto, un saluto da Malberto, un grazie e un saluto a te Marco. Grazie a voi. E ci rivediamo sempre qua sull'Otaku TV Italia per un altro dei nostri servizi. Ciao ragazzi, alla prossima!